1928, l'anno che segnò il maggior movimento del porto, vi approdarono circa 11.000 navi, caricando e scaricando merci per 9 milioni di tonnellate. Era il tempo in cui, come vedete, di carbone ne arrivava in abbondanza. E anche il grano, in abbondanza, andava a riempire i silos di Genova. Per mezzo di speciali tubi aspiratori, il grano era trasportato dalla stiva delle navi direttamente nell'interno dei silos, in misura di 8.000 tonnellate ogni 24 ore. Attingendolo poi dalle 429 celle granarie, capaci di 70.000 tonnellate di cereali, Genova, come una provvida madre che pensa ai suoi figliuoli, distribuiva il grano a tutta l'Italia. Ed ecco la Genova che gli eserciti alleati trovarono al loro arrivo. La diga foranea era stata perforata da ben 286 fornelli di mine, di cui due sole bastarono a danneggiarla in tal modo che essa sopporta ormai umiliata l'irrompere dei marosi che la scavalcano. Ecco il transatlantico Roma trasformato durante la guerra nella portaerei Aquila. È ormai un'aquila dalle ali infrante. La medaglia d'oro Conte, per impedire ai tedeschi di bloccare l'imboccatura del porto, la fece affondare presso la banchina. Questi erano gli uffici amministrativi della Compagnia dei Carboni. Negli anni 1923-25 raggiunse la punta massima del suo organico, con 6.000 lavoratori. Interno di una stiva di nave, gli uomini con le zappe facevano rotolare i blocchi di carbone verso il centro della stiva, in modo da formare in continuazione un cumulo per la benna a catena. La benna era manovrata dal gruista, che non vedeva l'interno della stiva, perciò veniva guidato da un segnalatore. Balza agli occhi la pericolosità di questo lavoro, in cui gli uomini di stiva rischiavano la loro incolumità attimo per attimo. Thank you.
Contemporaneamente al lavoro delle gru, gli scaricatori, detti genovese camalli, scaricavano con grosse ceste chiamate coffe dalla nave direttamente a vagone. Le coffe avevano la capienza di più di 120 kg. I camalli camminavano su tavole larghe circa mezzo metro e più la nave si scaricava, si alzava di livello. Di conseguenza, le tavole ove camminavano gli scaricatori si alzavano da terra, aumentando il pericolo di caduta al suolo. All'interno della mensa della compagnia dei carboni. Tutti i lavoratori del porto vi avevano libero accesso. La mensa aveva la capienza di 1000 posti per un totale di 3000 pasti suddivisi in tre turni, alle ore 11 e un quarto, a mezzogiorno e alle 13. Tutti i giorni erano in operazione di sbarco dalle 10 alle 12 navi, quasi tutte provenienti dalla Gran Bretagna. Il lavoro svolto a terra veniva fatto dalla sezione antracitisti. Questi separavano le varie dimensioni del carbone tramite forche e griglie e con dei martelletti rompevano i pezzi più grossi. Le misure commerciali avevano la dimensione del loro nome: minuto, pisello, noce, arancia, cobles fino a 10 cm e il grosso oltre i 10 cm. Gli antracitisti, dopo aver fatto la cernita dei vari pezzi di carbone, lo caricavano su carri ferroviari e sugli autocarri con delle ceste della capienza da 120 a 180 kg. Ogni giorno venivano caricati circa 1000 vagoni da 20 a 22 tonnellate. Il monumento a Giambattista Perasso, detto Balilla, attende nel cortile del Palazzo del Comune a Tursi di essere riportato al suo posto, in Portoria, dove nel dicembre 1798, con un sasso, diede il segnale della rivolta popolare che mise in fuga gli austriaci. Ma da allora ci sono stati altri Giambattista Perasso, che al momento giusto sono insorti. Nel 1943 gli operai di San Pierdarena, Sestri, Rivarolo, Ponte Decimo iniziarono il primo sciopero di protesta dopo gli anni del lungo silenzio. Incrociare le braccia nel buio fitto di quei giorni, in piena guerra, con i tedeschi in casa, rappresentò una svolta decisiva nella storia della resistenza. Allo smantellamento degli impianti, alle deportazioni degli operai in Germania, si rispose con il sabotaggio, con la lotta clandestina.
Erano tempi durissimi a quel periodo lì. C'erano i tedeschi, si doveva costruire, c'erano bombardamenti. Tuttavia si cercò di portare a termine lo stabilimento, però dal 1943 all'8 settembre iniziò il vandalismo da parte dei tedeschi che portavano via tutto. Noi operai, impiegati, si cercava di nascondere tutto il possibile nelle gallerie che si trovano sotto lo stabilimento. E poi, dopo 18 mesi di montagna, le grandi giornate di fine aprile. Genova insorge e per le sue strade appare un manifesto. Popolo genovese, l'insurrezione, la tua insurrezione, ha avuto un esito trionfale. Per la prima volta nel corso di questa guerra, un corpo d'esercito agguerrito e ancora bene armato si è arreso dinanzi a un popolo. Ecco all'opera, nell'officina per lavorazioni medie, le dentatrici. Tutte macchine modernissime di vario tipo. Da loro escono gli ingranaggi per gli usi più diversi e, naturalmente, tutti devono raggiungere una precisione micrometrica. Nella grande torneria si lavorano le aste di trivellazione del terreno. Macchine sviluppate in lunghezza, si possono produrre aste fino di 16 metri, che torniscono esternamente, scavano e alesano l'interno, filettano le imboccature. E torniamo alle eliche. Anch'esse hanno bisogno di successive lavorazioni meccaniche. Fra queste la cosiddetta sbavatura, che si compie a mano per togliere i residui della fusione. Questa nostra rassegna ci conduce ora fra i mastodonti delle macchine. Si trovano soprattutto nello stabilimento meccanico, come questo tornio verticale a giostra che ha una piattaforma girevole di 5 metri e mezzo di diametro. La grandezza delle macchine è commisurata a quella dei pezzi da lavorare, qui specialmente parti di motore marino o di turbine a vapore. Anche i torni orizzontali raggiungono proporzioni gigantesche. Questo, della forma detta a ghigliottina, sta lavorando un albero a manovella con la precisione del decimo di millimetro. Un contrasto che non può meravigliare i tecnici, ma che parla indubbiamente alla fantasia dei profani. Gigante fra i giganti al meccanico, la grande pialla. Un carrello scorrevole nei due sensi, capace di contenere un intero basamento o un'incastellatura di motore marino di una lunghezza fino a 17 metri e mezzo. Può lavorare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale, con quattro utensili. Qui un altro tornio a giostra è attrezzato per compiere la speciale sagomatura a sinusoide. Una fresa lavora anch'essa un cilindro con alta precisione. Una cassa di turbina dalle dimensioni imponenti si trova ora sotto il gigantesco trapano radiale. Un'altra viene lavorata da questa macchina che può essere utilizzata sia come trapano sia come baremo. L'utensile alesa nell'ombra dell'interno. Infine la grande dentatrice per ruote dentate fino a 5 metri di diametro. Una fatica lenta e sorvegliata di giorni e giorni. Fattore 8, responsabilità della sicurezza. Passiamo al lavoro con la... Con la collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori si è giunti a determinare razionalmente il valore dei lavori e a stabilire un sistema retributivo basato sulla misura analitica di elementi oggettivi. Svolgendo il suo lavoro vediamo che effettivamente questo operaio controlla il flusso del materiale che viene versato in lingotiera e per questo noi gli chiediamo il grado superiore, individuabile del resto sul manuale. Manipolare, controllare o trasportare materiale fuso dove altre persone sono esposte a gravi infortuni.
Noi riteniamo invece che la responsabilità del trasporto d'acciaio fuso gravi in modo diretto non sul regolatore Fossa, ma sul gruista Colaggio. Per questo, il livello della responsabilità per la sicurezza altrui da voi richiesta ci sembra ci sia di più. Dunque, dalla descrizione si ha una visione abbastanza chiara dello sforzo mentale cui il collatore Fossa è sottoposto, in quanto deve stabilire dettagli di esecuzione. Lo sforzo visivo è determinato dal dover lavorare davanti all'acciaio incandescente. Mi sembra troppo semplicistico ed estremista. Gli stessi concetti, infatti, li trovo chiaramente inquadrati nel grado C, in cui, tra l'altro, si parla di ispezione. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, il collatore Fossa è continuamente esposto a forti sorgenti di calore, alle esalazioni dei gas sprigionati dall'acciaio incolata, ed inoltre riteniamo che il manuale chiarisca perfettamente la nostra richiesta. Ricordiamoci che il fattore che stiamo discutendo è un fattore ponderale. E di conseguenza, poiché mi sembra esagerato parlare di una esposizione continua ad elevata temperatura, vedrei una giusta... Il suo messaggio lo lascia alla classe operaia di Genova. Una nuova prova, compagni, e qui ci sono rappresentanti dei consigli di fabbrica, delle forze politiche, le autorità della città. Una nuova prova attende la classe operaia genovese. È una classe...
le prime 5 vanno bene. È già tutto pronto? Sì. Quale? Le macchine? No, le prime 5 sono pronte. Le prime 5? Quella del presidente la fila dietro. Della democrazia e per la propria emancipazione, il movimento operaio ha conosciuto molti crudeli nemici, ma questi che hanno ucciso Guido Rossa sono fra i più vili, operano come i fascisti e hanno lo stesso obiettivo dei fascisti, anche se si coprono con una bandiera che non è la loro. Caro compagno Guido, io non ti ho conosciuto di persona, ma tu sei stato uno di quelle migliaia e migliaia di delegati operai, uomini onesti e modesti che credono profondamente in una idea di emancipazione. Le Camere del Lavoro di Genova, Reggio Emilia, Palermo, Catania e Roma, congiuntamente con la Fondazione di Vittorio, la CGIL e l'AMPI, hanno ricordato gli avvenimenti del giugno-luglio 1960. La mobilitazione popolare di Genova contro il congresso del MSI che si doveva tenere in città, la proclamazione dello sciopero generale indetto dalla sola CGIL, i morti di Licata, Reggio Emilia, Palermo e Catania, le cariche della polizia a Roma, la straordinaria partecipazione delle nuove generazioni alle mobilitazioni antifasciste culminate nella caduta del governo Tambroni. Genova difende la democrazia, impedisce una svolta autoritaria nel nostro paese. Migliaia e migliaia di donne e di uomini si mobilitano ritenendo inappellabile il giudizio definitivo sul fascismo dato dalla resistenza nel nostro paese. I giovani sono i protagonisti di quell'iniziativa e mettono insieme lotta e difesa della Costituzione con la lotta per superare la disoccupazione, la mancanza di un lavoro, per avere un futuro che parli a loro. L'importanza di ricordare quei fatti non è solo per celebrare migliaia di donne e di uomini che hanno difeso la democrazia, ma per quei fatti parlano anche all'oggi, parlano al bisogno di intervenire perché la democrazia nella stampa, nell'informazione, nei rapporti sociali continuino ad essere un valore che attraversa la nostra storia e la coscienza delle donne e degli uomini. Questi fatti, avvenuti nell'Italia del miracolo economico, determinarono la fine della stagione del centrismo e l'apertura di una fase politica nuova